Paia Prebanca, vittoria per 3-0 della Prebanca Lannutti Cuneo contro Latina. Siamo qui con Gabriele Maruotti, alla prima da titolare quest'oggi qui appunto a Cuneo. Ecco, che partita è stata? Una vittoria direi netta. Ma che partita è stata? Intanto è stato bellissimo, sia perché ci serviva una boccata d'aria in campionato dopo le due sconfitte che abbiamo subito. E niente, questo è stato il miglior modo, per quanto mi riguarda ancora di più, per festeggiare questa vittoria. Insomma, è stata una partita in cui abbiamo imposto il nostro ritmo, come dobbiamo fare, avremmo dovuto e spero faremo durante il campionato, perché questi siamo noi e non dobbiamo aspettare gli altri. Ha lasciato infatti un po' di stupore la sconfitta di Verona, due squadre completamente diverse. Sì, sì, beh, ma quello è come ti dicevo, dipende più che altro da noi e sarà così in tante partite del campionato. Prima lo capiremo e prima faremo il salto di qualità e diventeremo una grande squadra come penso e spero meritiamo di essere. L'amalgama che c'è stata in questo inizio stagione con tutti i nuovi arrivi, come sta andando? Ma è inutile usarla come giustificazione, ma neanche non considerarla. Di sicuro è stato un periodo difficile, ma non abbiamo mollato. Oggi è stata la prima carota dopo tante bastonate. E comunque ecco, la nostra forza è stata quella di non arrenderci a queste vicissitudini un po' strane, ma di andare avanti e guardare sempre avanti. C'entra qualcosa magari il ritorno di Gonzales in cabina di regia? Magari eravate più abituati visto che ce l'avete avuto in preparazione? Ma sì, sicuramente abbiamo fatto un periodo più lungo, ma Nico Frerichs quando è stato in campo comunque l'ha fatta girare, soprattutto la prima partita è stato molto bravo, quindi c'entra, perché oggi c'è andata tutto bene, perché abbiamo battuto bene, abbiamo toccato a muro e tutto quanto, quindi sì, sicuramente bravo a Cavi e speriamo che duri, sì. Grazie. Prego.